Intanto il ritorno di Paolo Gatti in Fratelli d'Italia, un ritorno che può essere un valore aggiunto anche per le prossime elezioni regionali. Beh, Paolo Gatti è una persona che il suo peso, la sua esperienza è molto importante, è sempre stato, diciamo, in politica, anche quando ha cercato di allontanarsene, alla fine la sua presenza e la sua influenza, un gruppo di amici con cui collabora, è sempre stato una realtà importante del territorio. Recuperarlo alla piena vita attiva politica all'interno di un partito strutturato credo che sia una bella notizia, un passaggio importante. È tornato con l'occasione sulla polemica per il nuovo ospedale. Martedì ha annunciato una conferenza stampa del centro-sinistra e del sindaco D'Alberto. Lei torna invece a chiedere che il Consiglio Comunale si esprima ufficialmente su Villa Mosca. Ma certo, perché manca solo questo per andare avanti. Sono 3 anni che noi stiamo fermi ad un progetto che nessuno né approva né boccia. È ora che si riunisca il Consiglio Comunale e ci dica se quel progetto va bene o se vogliono un'altra localizzazione. Vogliono un ospedale a Villa Mosca, non hanno che da dirlo, lo facciamo a Villa Mosca, ma lo devono dire, devono fare una delibera di Consiglio Comunale. Il sindaco non deve fare la conferenza stampa, deve convocare il Consiglio Comunale e mettere all'ordine del giorno la delibera con la quale indicano alla Regione dove vogliono fare l'ospedale nuovo. Punto e basta, non c'è nient'altro da discutere. In vista delle regionali adesso ha anche lo sfidante ufficiale, il professor Damiglia. Bocca al lupo. Grazie. Presidente, la conferenza dell'altro giorno sul nuovo ospedale è stata propedeutica per questa ripresentazione di Gatti, visto che l'ospedale poteva essere un pomo della discordia tra di voi? No, non c'è mai stato nessun pomo della discordia su questo. Io sono sempre stato laico sulla questione della localizzazione dell'ospedale. Non può essere una questione ideologica il luogo fisico dove si mette un ospedale. Siamo tutti d'accordo che l'ospedale debba essere fatto, debba essere nuovo, debba essere del più alto livello tecnologico per un'offerta sanitaria di primissimo livello e di grande qualità, che è quello che merita anche Teramo e tutto l'Abruzzo. Il resto lo decide l'amministrazione comunale. Ho sempre detto che l'ospedale si fa dove decide il Consiglio Comunale di Teramo. Quello che è sempre mancata è la decisione del Consiglio Comunale di Teramo, è ora che si pronuncino.